aumenta il numero delle famiglie che risparmiano sulla spesa alimentare. Dall'analisi dell'Istat sull'andamento della spesa per i consumi nel 2023 emerge che il forte aumento dei prezzi che ha caratterizzato quest'anno, seppure in maniera più contenuta rispetto al 2022, è stato fronteggiato dalle famiglie risparmiando meno o attingendo ai risparmi, ma anche modificando le proprie abitudini di consumo. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata infatti del 6,3% in calo rispetto al 2022 e molto al di sotto del livello pre-Covid. Inoltre, analogamente a quanto già osservato nell'anno precedente, anche nel 2023 le famiglie hanno modificato le proprie scelte di acquisto, in particolare nel comparto alimentare. Il 31,5% delle famiglie intervistate nel 2023 dichiara infatti di aver provato a limitare rispetto a un anno prima la quantità o la qualità del cibo acquistato. Più nel dettaglio, nel 2023, a fronte di un forte incremento dei prezzi di alimentari e bevande analcoliche, le spese delle famiglie per l'acquisto di questi prodotti sono cresciute del 9,2% rispetto all'anno precedente, con punte dell'11,2% nel nord-est e del 10,7% nel centro.